Benvenuti a un nuovo appuntamento con Bistrò 2.0. Ci siamo, un'attesa puntata perché ci saranno tantissime novità questa settimana, un grande raccolto per quanto riguarda la moda, lo stile, il trucco, i capelli e anche delle novità che avevamo annunciato già nell'altra puntata. E iniziamo a presentare i nostri ospiti. Lo vedete in piedi davanti a due sculture. Lui si occupa di carving perché è un intagliatore, lui si chiama Alessio Lanaro e durante questa nostra puntata ci farà vedere proprio l'arte del carving, ovvero come creare delle sculture con, in questo caso con un'anguria. Sono bellissime, ovviamente una dedicata alla nostra trasmissione Bistrò 2.0 e l'altra ovviamente dedicata alla moda, perciò ti ringraziamo. Noi ti vedremo al lavoro, perciò ogni tanto facciamo un'incursione per sapere come va e cosa stai facendo. Vicino a lui la nostra ospite, lei si occupa ovviamente del trend, della moda dei capelli, come potete vedere oggi si è lanciata. Barbara, questa oggi che è stata un'ispirazione a cosa? Ma un po' anni 70, sto vestitino così glamour. Perciò insomma, questo come avete capito è una sua opera e la potete vedere. Vicino a lei Simona Caramanico, lei si occupa di moda, si occupa di eventi. Buonasera. Ed è lei a darci dei contatti, delle dritte e vedremo, ci porterà a conoscere uno stilista veramente bravo pescarese. E poi alla fine vi devo far vedere che Marianna, come abbiamo anticipato sulla pagina Facebook, si è lasciata andare un peccato di vanità. Girati verso destra. È caduta nella tentazione delle ciocche colorate. L'avevamo fatta vedere l'altra settimana, lei ovviamente ama il fucsia e questo è quello che è successo. Le facciamo gli auguri perché ieri tra l'altro ha fatto un bellissimo compleanno. Grazie. Perciò ricominciamo tutte molto energiche. Allora, abbiamo detto, parliamo di moda, parliamo questa settimana in particolare di due tendenze, perché da quello che è uscito dalle passerelle della moda per l'autunno-inverno, noi di Bistrò abbiamo scelto due correnti di pensiero che andranno dalla moda agli accessori e le scarpe. Vediamo e poi commentiamo il video. Hey, hey.
Allora, questi sono sprecati commenti perché le vedevo confabulare. Abbiamo fatto vedere due filosofie che sono state presentate in passerella. Una riguarda molto lo stile retro, che poi è quello che parlava insomma adesso Barbara. Abbiamo visto l'optical, il bianco e nero, insomma questo incrocio. Dall'altro c'è questo borchiato, un utilizzo di pizzo. Insomma, voi vedevo che confabulavate per i tacchi in particolare. Sì, perché si ritorna al tacco basso e tante donne come me che portano questo tacco altissimo. No, però ce n'è per tutti i gusti, sì, ce n'è altissimo, no, altissimo, però c'è più educanda come stile. Dal 15 al 5. Al 5, che è una discesa verso il paradiso. Una discesa enorme, però insomma. Per quanto riguarda i capelli abbiamo visto, ci sono delle acconciature. Sì, quest'anno vanno molto i raccolti. Per molte occasioni si utilizzeranno i raccolti, le trecce, come abbiamo già detto altre volte. E poi il capello liscio, lineare, pulito di queste code alte, e comunque vabbè, i tagli asimmetrici, comunque la moda sempre gira intorno a tante realtà, ma molto raccolto. Per quanto riguarda il trucco, Marianna, poi nelle sfilate che succede? Che si va un po' ad osare? Sì, vediamo dei colori molto scuri a dai trucchi molto invece colorati, pastello. Sì, perché poi c'è una specie di gothic che torna, questa pelle bianchissima, esatto. Questi occhi. È complicato fare questo finto sbavato sotto l'occhio nero? No, non è estremamente difficile. L'importante è usare dei prodotti giusti. Con i capelli raccolti, esatto. Quindi questa è un'altra tendenza. Allora, venendo tutto quello che è stato proposto, che poi tra l'altro noi ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, in particolare del borchiato, siamo andati a fare un giro per la città, in particolare per Pescara, per vedere cosa proponevano anche un po' i negozi. Perciò, come diceva Barbara, questo vestito è un po' stile retro, il verde ne avevamo parlato, è tornato. E proprio lì abbiamo trovato tantissimi accessori e, diciamo, capi d'abbigliamento che benissimo riflettono quelle che sono poi le tendenze dell'anno. Perciò noi abbiamo realizzato un video e ve lo facciamo vedere. Vediamo.
I'm leaving you for. Ed eccoci rientrati in studio. Allora io adesso intanto vediamo il lavoro che sta facendo Alessio. Questo è un fiore, fino a qua è abbastanza semplice da vedere, poi da fare direi di no, insomma. Queste poi sono le idee di Simona Caramanico, perché conosce tutti gli artisti. Poi dopo vi faremo vedere anche che cos'altro ci ha portato di succoso e di particolare. Allora, commento. Commento, se avete notato, quest'anno vanno tantissimo queste pochettine tutte colorate. E è una cosa che appunto poi rievoca un pochettino anche gli anni 60, come ormai diciamo da diverse puntate. E naturalmente Borchi ovunque, sia negli anche Pizzo. Sì, il Pizzo, addirittura viene ripreso il vecchio Pizzo San Gallo che esisteva parecchio tempo fa. Che era molto più pesante addosso, sì. Però quindi. Invece adesso viene messo anche nei particolari, negli accessori. Poi c'è anche una contrapposizione tra un capo classico con tutti accessori che sono di carattere in particolare più forti, come sono le borchie, insomma le cinte. Le piume, come porti adesso tu. Sì, anche le piume, poi questa è una cosa che piace tanto a Barbara perché la mette anche nei capelli, infatti abbiamo pensato a te. Poi abbiamo visto il blu elettrico, poi molto il beige. Beige, colori che vanno da, sulle tonalità del cammello e naturalmente tutti i colori forti, il verde, il rosso. Hai notato anche la pelle, tanta pelle. Sì, la pelle bluetta anche ho visto, sì. Il rosso. È proprio un ritorno. Anche il bordeaux molto, perché infatti c'erano anche particolari dettagli in bordeaux. Questo ovviamente noi salutiamo Leila, la bella Leila, che devo dire quando il negozio è pieno riesce a consigliare tutti quanti, tutti insomma si affidano a lei. Comunque molto bello anche l'abbinamento del blu con il beige, che insomma è uno sportivo elegante in qualche modo, no? Sì, sì, loro l'hanno usato molto nelle vetrine. Poi gli accostamenti che vanno quest'anno sono proprio anche questi contrasti, che tra il colore forte e magari il ritorno invece ai colori naturali, la terra. Marianna, ha visto qualcosa di suo gradimento? Sì. Tipo? Tipo i colori. I perché colori, perché colori di accesi. Solito ecco, d'inverno le collezioni sono piuttosto scure, dai grigi ai blu invece. Però non c'era il fucsia, hai visto? No, qualcosa l'ho trovato, ne ho trovate diverse invece. No, perché noi abbiamo ricordato che i capisaldi di Marianna sono tanto mascara, i punti luce e il fucsia, si può vedere. Perciò, però sul rosso, su qualche bordone. No, c'erano diversi articoli. Quindi ci passi fucsia. Insomma a dare un'occhiata. Sì. Come no? Barbara? Io adoro gli accessori. Anche perché spesso li utilizziamo soprattutto per i capelli, quindi gli accessori, poi le piume, l'hai appena detto tu, e devo dire che quest'anno... Orecchini molto grandi, infatti, colorati. Quest'inverno ci divertiremo sicuramente nell'abbigliamento. Perché è una moda molto più colorata. Sì. Allora, mentre noi lasciamo in pace Alessio perché sta finendo di allargare questo fiore, secondo me, poi vedremo che cos'è. Simona conosce tutti gli artisti perché ovviamente crea eventi, perciò... Poi la particolarità è che lei in un evento riesce a mettere insieme arte, cultura, letteratura e anche gastronomia. Infatti proprio per questo Alessio è con noi, fa parte della... lui è... l'azienda Eventi Paradiso si chiama così e naturalmente riesce in qualche maniera a caratterizzare tutte le mie scelte per quanto riguarda l'ambito culinario, naturalmente anche Alessio in particolare. Come nasce questa idea, nel senso poi il carving, perché questo è proprio l'applicazione del carving, nasce come un accessorio in qualche modo per arredare? Sì, diciamo che era la destinazione è il ricordo, la fotografia, perché comunque se noi stiamo nei banchetti, andiamo nelle cene, nei matrimoni, quelle che rimane soprattutto è l'occhio, l'occhio oltre al sapore, al sapore dei piatti. Quindi anche perché uno che ripete qualcosa dopo 23 anni, 30 anni, vede una bella foto, una bella scultura, magari qualcosa a tema, è piacevole pure. E voi in particolare, come spiegava Simona, vi occupate di eventi, avete creato proprio un'azienda che si occupa di questo, perciò vi occupate di molte diverse situazioni. Sì, sì, io e lei viaggiamo parallelamente. Lei ci mette magari la testa, l'organizzazione, noi andiamo a fare la parte importante, finale. Così. E tu invece il soggetto come lo scegli? Soggetto in che il soggetto senso? Adesso è un fiore, poi in particolare c'è anche la scritta bistro, sì, quella era. In base, cioè io e lei andiamo molto d'accordo perché lei mi dice fammi qualcosa in base a tema, all'evento che ne so, di moda, io
ho fatto questo cocomero con la forma di una scarpa, con un bel tacco col fiore intagliato come fiocco. Fiocco della quanto ci vuole di lavorazione, ad esempio, per un quanto un ci vuole di tempo? Sì. Questi, quando facciamo i loghi, quando facciamo cose particolari, che è proprio un ritratto, ci vuole un'ora e mezza, due ore. Poi dipende dalla difficoltà. Mentre un fiore, se fai una cosa del genere, ci metti pure 20-30 minuti. Ovviamente. Dipende perché quanti fiori, quanto è grande. Sì, ma anche se è più lineare o meno il disegno, poi una cosa che inventi magari per te è più facile rispetto a una che devi guardare e costruire da zero. Noi ti lasciamo andare avanti, continuiamo, perché questa settimana, parlando di un'ora e mezza, mi è venuta in mente Barbara Antelmi, la nostra esperta di look, perché come vedrete in un filmato che fra un poco mandiamo, lei ha l'abilità di essere molto veloce e di costruire più persone contemporaneamente, per chi l'ho vista all'opera. In particolare, però, un'altra capacità di Barbara è quella di far cambiare look a molte persone, perché poi lei ha l'abilità di vedere e di saper consigliare, che poi è quello che, insomma, l'ambizione di ogni parrucchiere, quella di saper consigliare bene e di rendere felice un cliente, giusto? Beh, soprattutto, anche perché molte persone vengono da te proprio per farsi consigliare. Quindi l'idea di portare i capelli in un modo e un colore comunque adatto al taglio che si porta, alla piega che si porta, naturalmente è un consiglio che loro ti chiedono appena entrano. Qual è un errore comune dei tuoi clienti? Nel senso, il taglio più sopravvalutato della storia della tua carriera? Ma guarda, io ricordo gli anni passati il famoso taglio della Paola Barale, che tutti quanti ricorderanno, ma che purtroppo non tutti potevano portare perché? Mancanza magari proprio di struttura. Quindi perché quello metteva in evidenza molto il viso, vero? Tantissimo, ma il fatto che era un taglio molto sfilato, con queste punte molto spettinate, voglio dire, molte persone venivano e magari non avevano una folta capigliatura, o altri ce la avevano addirittura molto riccia, molto crespa, che appunto con quel taglio assolutamente era indomabile. Certo, quindi saper riuscire a consigliare al cliente finale, sì, va benissimo tutto quello che vediamo in televisione, ma il nostro ruolo è altrettanto importante, cercare di far capire che, insomma, non tutto quello che vediamo possiamo necessariamente portarlo addosso su noi stessi. Assolutamente. E il colore più sopravvalutato? Ma guarda, i colori ce ne sono tanti, nel senso che poi ad ogni stagione va il suo. All'epoca appunto questo biondo ramato della Paola Barale andava tantissimo, legato al suo taglio, poi è andato tantissimo, come va ora, il famoso colore di Bielen, che poi queste schiariture che abbiamo parlato più volte, chiamato e conosciuto come chatouche, ma in realtà sono, cioè in realtà trasparenze. Sono trasparenze, sono schiariture sulle lunghezze, ci sono stati gli anni dei rossi molto eccentrici, ci sono, a seconda sicuramente di qualche personaggio che al momento è più in voga degli altri. Il discorso è sempre molto personale, cioè il nostro lavoro è proprio quello, riuscire a consigliare proprio in base alla tipologia. C'è una buona percezione del proprio viso, insomma dei propri pregi, diciamo così, per chi sceglie un taglio tra i clienti? Allora, questo succede, allora il cliente quando viene in negozio, sicuramente a differenza di molti anni fa, ora è molto più consapevole e molto più aggiornato, questo è da dire. La stessa cosa poi si rivolta all'interno del nostro ambiente, dove comunque la nostra capacità è soprattutto legata a una consulenza. Cioè noi in negozio da noi facciamo consulenze che a volte durano anche mezz'ora, perché in una fase di cambiamento, soprattutto per la donna, c'è sempre un motivo. E i motivi non sono sempre positivi. Dovete sapere che è un percorso spirituale fantastico, nel senso che lei riesce a mantenere la calma in tutte le situazioni, che poi questo è anche un bel vantaggio, perché mettere a proprio agio il cliente fa parte delle essere anche un po' psicologi, no? Ma questo è il lavoro che fanno un po' tutti i parrucchieri, il discorso stesso è proprio quello, cioè il cambiamento è dato, come dicevo prima, da un qualcosa, quindi io a volte perdo anche mezz'ora perché non è vero che vogliono cambiare, a volte basta fargli una frangia, un ciuffo o comunque fargli una piega diversa. Non necessariamente questi colori shock che ti richiedono. Perché poi passa. No, perché poi passa. È quello transitorio, sì, passa. Il cambiamento transitorio passa, perciò basta la piega. Basta. Allora, noi abbiamo realizzato un video proprio all'Atelier Easy Chic di Barbara, dove vi facciamo vedere due diverse lavorazioni. Una si tratta di un'acconciatura
sembra molto semplice, ma secondo me non lo è, è anche molto veloce. E l'altra invece è una creazione di Barbara che fa vedere come trasformare un colore in tre colori. Poi capirete perché. Vediamo il video. No, ecco, infatti, questo è il video che dovevamo far vedere dopo, perciò adesso aspettiamo un attimo, perché quella era la sorpresa finale, quella di Marianna. Noi ce la teniamo per ultima perché questa settimana abbiamo fatto una cosa molto molto inerente agli anni 70. Adesso vediamo se è pronto invece il video sui capelli, sulle acconciature dell'atelier Easy Chic, vediamo. E questa era la realizzazione, le realizzazioni di Barbara. Intanto noi facciamo un salutone alla nostra Ross, che era la modella della seconda parte, insomma quella del colore. Barbara, spiegaci poi questa tripla lavorazione, perché poi abbiamo visto tre colori. Sì, allora sul lavoro di Rosalba, come tanti ne facciamo in negozio, i tre colori servono soprattutto per esaltare quello che è la linea di un taglio. In quel caso lei ha una parte più corta sulla parte della nuca, quindi il colore scuro serve proprio per creare profondità.
Poi la parte superiore ha un colore unico, aveva un colore unico che in realtà è stato poi esaltato con delle ciocche in trasparenza, quindi quelle mesh fatte proprio per delineare quello che è la linea di questo taglio, che poi non è altro che un sovrapposto. E invece per quanto riguardava la piega, naturalmente nell'insieme dà realizzazione di una doppia linea. In questo momento esattamente cosa stai passando? Lo schiarente? Io ora sto passando un decolorante, sto schiarendo delle ciocche all'interno della parte alta della capigliatura, e poi tra una stagnola e l'altra passo il colore di base che lei normalmente fa. No, è più chiaro di quello della parte della nuca. Questo è un lavoro che si fa normalmente per accelerare i tempi, e anche perché comunque sia sono lavori di effetto moda che in realtà si fanno in un'unica seduta, cioè io raramente faccio un lavoro e poi la faccio tornare, cioè se faccio una linea di taglio soprattutto la definisco. Poi dovete sapere che Barbara è velocissima perché fa tre cose in uno, come ha spiegato, che non è generalmente così, c'è anche chi ti fa tornare per fare le parti più chiare, ci sono lavori, la base. Ci sono lavori in cui serve anche totale quello. Totale lavoro era un'ora e mezza mi pare. Sì, un'ora perciò e mezza velocissimo. Di lavoro. Sì. Mentre l'altra piega, l'effetto piega che abbiamo visto, è un effetto piega che si chiama normalmente pizzicata e viene fatto con i beccucci, quello è per evitare di fare la permanente. Oddio, c'è gente che ama il liscio, però per una serata stravagante, comunque per una giornata un po' particolare, avere il capello riccio non guasta, quindi con la pizzicata abbiamo la possibilità di un effetto piega che dura una settimana. Allora, noi ci lasciamo qualche minuto per la pubblicità e poi rientrando in studio continuiamo a parlare di moda con Bistro 2.0. Fra poco. Eccoci tornati in studio per tra poco la seconda parte di Bistro. Noi adesso dobbiamo presentare, a causa dei tempi che si sono allungati, non ce ne siamo accorti, c'erano tantissime cose da farvi vedere, ma vi terremo col fiato sospeso per la prossima puntata. Adesso arriviamo al momento amato e aspettato, che è quello del tutorial del trucco firmato Marianna Maccarone. Questa settimana Marianna si è ispirata a un trucco anni 70 e questa è la realizzazione. Vediamo il video firmato Marianna Maccarone. Vediamo.
E questo era l'atteso video sul tutorial make-up firmato Marianna Maccarone. Devo dire che noi siamo rimaste a bocca aperta come sempre. Questo era ispirato a... diciamo che è un trucco un po' anni 70, così, un po' ispirato alla cantante Amy Winehouse, è un incrocio anche con Cleopatra degli anni nostri. Esatto, perché lei ha anche un taglio bella molto particolare. Quindi... Allora, è bellissimo il trucco ovviamente, poi i passaggi si sono visti anche bene, la bocca leggera perché... Esatto. Perché abbiamo lavorato molto sugli occhi, quindi... perciò lì in particolare che cosa si è lavorato? Ovviamente solito trucco correttivo. Sì, e poi la sfumatura a matita, che a me piace molto fare. È un eyeliner perfetto. Sì. Che non è facilissimo, capito? Sì, ecco. Esatto. Allora, noi vi ricordiamo sempre che nella pagina Facebook di Bistro 2.0 potete scriverci, chiedere informazioni sui tutorial, chiederne qualcuno in particolare, chiedere consigli a Barbara, a Simona, insomma, quello che più desiderate vedere, e se possiamo vi accontenteremo ovviamente ogni puntata. E, per la prossima settimana io le anticipazioni non le do perché adesso ci dovrà essere un summit per sapere su cosa puntare, perché l'altra settimana avevamo già idee chiare, adesso ho visto che stanno nascendo nuove idee e nuovi desideri. Anche Barbara oggi era partita da un'acconciatura, poi me ne ha fatta un'altra perché le va ispirazione, devo dire, perciò non niente. Allora, abbiamo detto del nostro stilista, io proverei a mandarlo, per quanto poi andremo velocissimi, ma dovremo farcela. Vediamo un video sullo stilista portato da Simona Caramanico, vediamo il video. Allora, rientriamo in studio, bellissimo questo video, le nostre ospiti sono rimaste incantate, lui lo avete visto per un piccolissimo frammento, si chiama Luca Di Cesare, sarà ancora con noi, ci farà vedere le sue creazioni, perciò scriveteci anche se vi è piaciuto, cosa vorreste vedere, perché lui ovviamente è un designer e ne fa tante, oltre a degli abiti, insomma, su alla linea, su le scarpe, è un creatore di total look, parte del recupero, scoperto ovviamente da Simona, ed ecco perché è qui con noi, perché lei è un pozzo di risorse. Allora, noi andiamo velocissimi perché abbiamo purtroppo fatto tardi e dobbiamo salutarci per la seconda parte, quindi ringraziamo Marianna Maccarone che domenica vi aspetta all'ARC perché si occuperà di truccare tantissime ragazze per una sfilata che si occuperà di abiti da sposa. Sì. Poi ringraziamo Simona Caramanico, la prossima settimana ci porterà ancora ospiti a sorpresa. Novità.
Ringraziamo Barbara Antelmi, la trovate sempre insomma all'atelier Easy Chic a Pescara, quindi cercatela e contattatela. Grazie. Ringraziamo. Tu hai finito, vero? Sì. Possiamo far vedere l'opera di Alessio Lanaro, bellissima, lui si occupa di carving, ne parleremo ancora, perciò lo ringraziamo anche per le dediche fatte sugli altri. E ci vediamo fra poco per l'angolo dedicato agli amici a quattro zampe. Restate con noi. Bentornati nella seconda parte di Bistrò 2.0, l'abbiamo anticipato, questa è la parte dedicata agli amici a quattro zampe e adesso potete vedere quali sono i nostri ospiti. Abbiamo gli ospiti a sei zampe attualmente, parlando di binomi. Allora, Sonia Mendola l'avete riconosciuta, è stata già con noi, ci ha portato un bellissimo Labrador. La nostra Tina. Dopodiché Marco Delle Monache ci aveva spiegato che lui si era occupato per lungo tempo di dogo argentino e ce ne ha portato un esemplare bellissimo in studio, poi spiegheremo perché è bellissimo. Poi andiamo da Alma Ferrazza, lei l'avete conosciuta perché è canile di Francavilla al Mare, oggi ci ha portato un bellissimo cagnolino da adottare. E poi con noi il piacere di avere Carmelita Bellini, lei si occupa dalla mattina alla sera con amore e affetto di trovare, prendersi cura e trovare nuovi genitori per i cagnolini del Dog Village di Montesilvano, lei è una guardia zoofila. Allora, ovviamente questi sono, tolti questi due, cagnolini che si possono adottare, giusto? Sì. Possono adottare, ma... Poi Carmelita ci vuole raccontare, voi ci racconterete le storie di questi due cani, certo. Ovviamente. Chi vuole iniziare? Tyson. Alma, dai. Ok, lui è Tyson, l'abbiamo chiamato Tyson, è un maschietto di circa 2 anni, 3 anni, un cagnolino molto giovane ed è molto molto socievole, è un cane adatto ai bambini perché adora giocare. Adesso sta un po' emozionato, abbiamo fatto qualche prova fuori, ma non, di solito dalla zampa si siede, è educatissimo, molto socievole. Vero Tyson? Vero? Oddio, ecco che... qua, vedi? Vedi? Avevo detto. Si è ripreso che... subito. Sì, esatto, esatto. Ed è, insomma, lui è qui con noi oggi, per quale ragione? Perché il vostro è un appello per avere un'adozione immediata per evitare cosa? Per evitare di portarlo in canile. Perché non è abituato, insomma, per un cane? Sicuramente no, poi essendo molto socievole, cercando continuamente il contatto umano con le persone, con i bambini, insomma, in canile lui chiuso da solo... È una tragedia, come tutti, però lui in particolare, perché essendo stato trovato anche per strada, quindi abituato a stare libero. Età più o meno quale sarà? Guarda, lui più di 3 anni non li ha, l'abbiamo già fatto visitare. Abbiamo detto, è socievole, adatto ai bambini? Sì, assolutamente sì. E socievole, ecco, anche con gli altri cani va d'accordo, con i gatti non lo so perché. non abbiamo ancora avuto il piacere di provarlo, è dolcissimo, guarda che amore. Senti Alma, per contattarvi come fare? Possiamo lasciare il nostro numero di telefono, che è 349 3729 434 per l'adozione di Tyson. Comunque su Facebook. Ripetilo. 349 3729 434, vero Tyson? Ovviamente il rimando alla pagina Facebook, esatto. Del canile, però non mi ricordo la dicitura esatta, qual canile è? Di Francavilla LNDC, Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Ci sono sia le foto di Tyson, la sua storia, i numeri di telefono per comunque adottare. Tyson è innamorato della televisione, perché sì, infatti l'ho detto, è un cane adesso oggi perché è un po' stralunato altrimenti lui. Allora io voglio parlare di Carmelita, perché Carmelita la sono andata a intervistare la settimana insomma appena passata e devo dire che colpisce, perché Carmelita si occupa di gestire 100 cani almeno. Un'ottantina, ma con una logica e una filosofia particolare, nel senso che lei è una guardia zoofila, perciò interviene sul territorio e va dai cani che hanno bisogno, dopodiché si occupa di trovare o i vecchi genitori o, nella migliore delle ipotesi, dei nuovi genitori più adatti. Poi spieghiamo perché. Per quanto riguarda il Dog Village di Pescara Montesilvano, noi abbiamo realizzato un video per far vedere intanto che tipo di struttura è, come sono tenuti i cani, cosa hanno a disposizione e qual è il lavoro per Carmelita e il suo staff. Perciò io prego la regia di mandare il video se c'è. Nel frattempo noi continuiamo a spiegare che questo cucciolo che abbiamo qui in studio fa parte dei cuccioli da adottare. No. Allora, questo cucciolo ha solo 6 mesi ed è un cane perso, perché nella città di Pescara, dove non esiste randagismo... Aspettate un attimo, rientriamo in studio. Allora, abbiamo trovato il video, prima di far concludere vi faccio vedere il Dog Village di Pescara Montesilvano in questo video bellissimo.
in un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto che si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai. Passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi, quella era l'area verde per lo sgambettamento, ovvero dove i cani possono correre
insomma, durante la giornata per far capire, insomma, qual è il lavoro di Carmelita, quanto lavoro c'è dietro e che, qual è l'importanza di quel lavoro. Comunque non sono sola, c'è la signora Giovanna. Quella che avete visto là, verso la fine, è una signora fantastica ed è stata ripresa perché dovete sapere che quel giorno non solo veniva a portare da mangiare ai cani, ma veniva a portare da mangiare a Carmelita, perché abbiamo scoperto che lei sta lì fino alle 11:30 di sera, di conseguenza c'è qualcuno che si preoccupa di vedere se mangia. Ti fa un po' da mamma anche se c'è la pietà. Perciò il numero di telefono si vedeva nel video, ma avete i contatti anche su Facebook, si chiama il Dog Village Pescara Monte Silvano. Ci sono mille iniziative, cosa importante nel momento in cui si entra al Dog Village, Carmelita o anche insomma le persone che l'aiutano fanno un giro per conoscere la persona, per capire che tipo di vita e abitudini ha e riuscire a consigliare il cane più adatto, perché questa è una cosa che raramente si fa. Perciò io mi sono incontrata con una signora che era in pensione e Carmelita le ha consigliato di prendere un cane adulto, perché evidentemente era più facile stare dietro a un cane adulto rispetto che a un cucciolo, soprattutto perché così avevano insomma un tenore di vita simile come velocità. Comunque il centro diciamo che funziona benissimo, abbiamo tanti visitatori e diamo anche in adozione tanti cani. Andate a visitarlo? Sì, la cosa però che diciamo più importante è che quel centro sul momento fa soccorso a qualsiasi cane viene trovato, arrivano da noi, leggiamo il chip, lo custodiamo momentaneamente, come questo cane che è stato soccorso dal servizio veterinario in piena notte a Pescara, però anche se c'è solo sei mesi, e fino ad oggi, tuttora, nessuno ha chiamato per poterlo riavere. Quindi ci fa pensare, non a un abbandono, assolutamente. Secondo me è un cane che i proprietari forse non sanno come cercarlo. E la cosa ancora più triste è che questo cucciolo non ha nessun microchip. Perciò per non cui si può risalire al padrone effettivo. Ecco, lui, sono in tanti a volerlo adottare, però per proprio questione di come noi lavoriamo, cerchiamo di aspettare. E questo forse potrebbe essere l'occasione per trovare il padrone per adeguato, per restituirlo. Poi se il proprietario non lo vuole perché è così vivace, non c'è problema, basta troveremo dirlo. Qualcuno. Allora, noi abbiamo anticipato che oggi sulla nostra pagina Facebook potete visitarla, Bistro 2.0, che oggi si sarebbe parlato di una razza, ovvero il dogo argentino. E vedete qua Nikita che è seduta, qua come si gira. Nikita che è seduta qua con Marco. Marco, essendo un allevatore, spiegherà questa particolare razza, ovvero la storia. L'altra settimana ha spiegato la storia del bulldog inglese. Questa settimana ci ha portato una documentazione fotografica per far vedere com'è nata questa razza. Perché questa è una selezione. È una selezione che inizia nei primi anni del Novecento in Argentina, per la precisione a Cordoba. E c'è un medico, il dottor Nores Martinez, Antonio Nores Martinez, che decide di utilizzare un cane da combattimento molto famoso in Argentina in quel periodo, e partendo da questa razza, da questo cane da combattimento, lui è un appassionato cacciatore, voleva creare un cane da casa maggiore. Chiedo scusa a tutti gli amici spagnoli che io intanto ti do tempo pronuncia. Di riprendere. Ecco, vediamo quale foto. Ecco, questo qui è proprio il Perro de Pelea de Cordobes, che era il cane da combattimento da cui è partito, era un cane da combattimento contro altri cani. Da qui Nores Martinez, che era disgustato dal fatto che un cane così coraggioso venisse utilizzato soltanto per una cosa così brutale come il combattimento con altri cani, decise di creare una razza da caccia. Infatti, il dogo deriva da ben 10 razze create da questo medico. E se vediamo anche le immagini dopo, vediamo che Martinez incrocia all'inizio il Perro de Pelea de Cordobes. Ecco, qui vediamo una foto di Antonio. Lui è l'inventore Martinez. Della razza. Lui è il dottor Martinez, esatto, che era un medico che capiva parecchio di genetica. E la prima razza. Questa invece. Questa immagine. Questa è una foto di Nikita quando era cucciola.
Ma veramente l'hai pubblicato? Hai voluto fare una cosa così imbarazzante? No, questa non è, se la vedesse Norez Martinez si arrabbierebbe. Questa è una delle razze selezionate per arrivare al dog argentino. Il Pointer fu una razza che Martinez inserì per primo perché ovviamente il cane da caccia doveva avere un ottimo fiuto, doveva essere capace di seguire la selvaggina, in particolare i puma e i pecari presenti abbondantemente nella pampa argentina, non fiutando a terra ma fiutando direttamente l'aria, perché altrimenti si sarebbe potuto confondere con le numerose tracce al suolo. E quindi la prima razza che utilizzò fu proprio il Pointer. E infatti, se lo guardi attentamente, ha un pochettino. Sì, ancora il muso lo mantiene. Il grandanese. Il grandanese per dargli una certa dimensione, un'altezza, una certa dimensione, anche una certa forza, muscolarità. E fu appunto la seconda razza, anzi la terza razza, che Martinez inserì all'interno della. Dopo il perro de Pelea, perché parlavamo. Perro de Pelea, Pointer, grandanese, pointer per dargli grandanese. Le altre dimensioni. A seguire? A seguire l'Irish Wolfhound. Io questo cane non l'ho mai visto, l'ho guardato, ma non ho capito che cane. Questo è un levriero, fondamentalmente, tra l'altro antichissimo, che veniva utilizzato, lo dice la parola Wolfhound, per la caccia al lupo, niente di meno che. Era un cane che aveva ovviamente una falcata enorme, era un cane che era in grado di, appunto, in muta, di cacciare. Riuscì a scovare i lupi, poi ovviamente arrivavano i cacciatori e li abbattevano. Quindi per la falcata fu inserito l'Irish Wolfhound per la corsa, perché giustamente doveva essere un cane che poteva essere in grado di correre dietro un puma, insomma, non è un animale. Puma e cinghiale abbiamo sparato. Puma e cinghiale, il cinghiale è un pochino più lento, magari è più facile, però il puma, insomma. Puma è un felino. È un felino. A seguire un'altra razza? A seguire un'altra razza, eccolo qua, il bulldog inglese. Gnappa. Il gnappa, il male assoluto, ha conquistato anche. Dovete sapere che però il bulldog inglese fu usato con molta parsimonia. Perché? Il bulldog inglese era già presente all'interno del perro de Pelea de Cordobes, quindi fu usato appunto con parsimonia e doveva dare l'ampia cassa toracica. Quindi una bella struttura e anche un bel morso, perché come vi ricorderete il bulldog inglese è un cane che aveva un morso, viene utilizzato per i tori, per il combattimento con i tori, quindi un morso molto potente. A seguire un'altra, il boxer sicuramente per l'equilibrio e la vivacità, perché è un animale appunto facilmente addestrabile, è molto agile, molto potente anche muscolarmente, è un cane estremamente vivace, intelligentissimo. A seguire ancora il bull terrier. Il bull terrier è un cane che non sente il dolore, apparentemente non sente il dolore. È un cane che veniva utilizzato tantissimo per il combattimento con altri cani, nonostante le dimensioni piccole. E però di questo cane, oltre al manto, la testa non ha. In realtà, guarda, quando sono piccoli i dog argentini ricordano molto il bull terrier. Hanno la testa un po' più. Hanno la testa, questo è un muso un po' montonino. Mm-hmm. E in realtà il primo bull terrier che Martinez si inserì portò un difetto che purtroppo ogni tanto esce ancora fuori nel dogo, la sordità. La sordità. Era un difetto genetico che poi però piano piano, ecco, con il lavoro Martinez riuscì a correggere. Andando avanti, il cane di Pirenei, che è fissò, gigantesco. Esatto, fissò le dimensioni e il mantello bianco. Il mantello bianco, ricordiamo, nel dogo perché? Perché è un cane che nella pampa doveva essere riconosciuto immediatamente. E infatti mantiene ancora questo mantello bianco, eccezionalmente bianco, e macchie nere sul corpo sono causa di esclusione anche nelle gare. Uh-huh. Andando avanti, il dogo de Bordeaux. Il dogo de Bordeaux, ovviamente, insieme anche comunque al mastino dei Pirenei, per il morso, che sì. Il dogo de Bordeaux è un questo massivo. Questo è un cane massiccio. Sì, questo è un cane molto massiccio, molto grande. Con un morso potentissimo. Questo sarebbe il cane di Tequila Bonetti. Tequila Bonetti, bravissima, esatto. Il dogo de Bordeaux, che molti lo scambiavano per il massino napoletano, sì, invece è il dogo de Bordeaux. Perché lo facevano parlare in napoletano in Italia, però insomma, esatto, c'è una differenza. Esatto. E poi mi sa che abbiamo qualche esemplare. Ah no, il Mastiff. No, è anche il Mastiff. Sono 10 razze che furono usate, il Mastiff sicuramente per le dimensioni, per la potenza e per il morso anche qui. E poi abbiamo qualche bella foto di cuccioli qua o di cani. Sì, qualche foto. Forse ce n'è una che ci interessa dopo questa. Vediamo se lo riusciamo a trovare. Se è Nikita ed è imbarazzante, ma io te la tolgo. Di Nikita ci sono un po' di foto un po' così. Io vorrei rientrare in studio e farvi vedere una new entry bellissima che si trova vicino a Carmelita. È un bellissimo cucciolo di pastore abruzzese che ha una storia un po' triste. Nel senso, io sintetizzo perché siamo corti coi tempi. Allora, questo cucciolo bellissimo ha 3 mesi, ha degli occhi splendidi, l'avete visto anche nel video, ed è stato salvato da Carmelita alle 7:30 di mattina a Fontanelle. Sì. A Fontanelle, perché dopo una, come si dice, l'intervento della polizia che ha sgombrato una delle case, insomma, di quella zona, qualche giorno dopo hanno sentito piangere. Questo cucciolo bellissimo era stato chiuso, forse hanno detto anche murato dentro a una scatola di legno. No, chiuso.
chiuso da tutta una cassa di legno e non riusciva a muoversi, perciò è stato dei giorni senza mangiare, bere e muoversi. E quando noi siamo andati a trovarlo al Dog Village, lui non riusciva a muoversi, infatti avete visto che guardava la telecamera con questi occhi chiari stupendi, e poi ha iniziato però, visto, a giocare, a socializzare un po', sì, e oggi sì, è bello vivace, perché sì, sì, già ha ripreso, insomma, il carattere. È bellissima, in adozione. Sì, è in adozione, però questo dovrebbe far capire che un cucciolo di pastore abruzzese qualcuno lo aveva adottato in appartamento. Questo cucciolo è andato a passeggio come un barboncino e qui fa capire la mancanza di preparazione all'adozione di un cane. Questo cane non è iscritto all'anagrafe e diciamo che gli è andata bene, perché oggi il cane sta bene, comincia a socializzare, avrà una famiglia giusta, con grandi spazi senz'altro, perché non daremo mai un cane così in appartamento. In appartamento, perché poi ricordiamo che ovviamente il pastore abruzzese diventa qui, molto alto. Io, Tina, che si è addormentato. Bisogna cominciare a parlare di patentino per proprietari dei cani. E questo poi è una cosa di cui discuteremo approfonditamente, perché è una cosa, un'esigenza che sentono molti, soprattutto i canili, gli addestratori, il patentino, per cercare di devono essere non dare cani prima di adottare un cane. Io cerco di farvi parlare tutti, perché ovviamente abbiamo un po' i tempi corti. Allora, Sonia ci ha portato Tina, che vedete qua ai miei piedi, come si suol dire, tranquilla e rilassata. Lei è un labrador e ha la pettorina, perché? Lei lavora, era una degli attori vista nella prima puntata del video di Pet Therapy, quindi lei è una delle attrici principali, una dei cani, insomma, cui va fortemente ringraziata. Tra l'altro voglio solo dare una bella notizia, sì, nella scorsa puntata erano presenti due cuccioli, due bianchi e uno marroncino. Quello marroncino è stato adottato, la femminuccia, i tre è stata cuccioli che abbiamo ospitato l'altra sabato, puntata. Quindi ogni tanto qualche bella notizia e arriva. Esce, perciò arriva. Noi vi chiediamo di adottare questi cuccioli, di scriverci, di richiederci, insomma, indirizzi, numeri di telefono per poter conoscere, perché poi scoprirete che sia il canile di Francavilla che al Dog Village c'è la possibilità di prendere i cuccioli, conoscerli e cercare di, insomma, instaurare un rapporto prima di doverli riportare, nel senso che poi se c'è una cosa che è straziante per un cucciolo è essere sballottato da un padrone a un altro. Quello che cercano e evitano di fare tutti questi volontari coraggiosi, io li chiamo, perché ogni volta che vengo là c'è un sorriso e cani scodinzolanti, però no, loro hanno una sensibilità particolare. Noi vediamo qua che il pastore abruzzese ha un bel caratterino, sì, che in un attimo è riuscito a far arrabbiare quasi tutti quanti, con tutto che ha 3 mesi. Nikita, come vedete, sta qua e non è piccola a 8 mesi. Lui che non è piccola a un anno, abbiamo detto? 3 anni. Tre anni? Sì. Lui che ha 3 mesi riesce a pattina, proprio non la muove nessuno, sta qui, ha detto a me non interessa. Allora, io volevo parlare con Alma per una cosa importante. Dobbiamo dare un appuntamento per aiutare il canile di Francavilla. Sì, allora, sempre il 6 ottobre siamo al centro commerciale Ipercop di San Giovanni Teatino per la nostra colletta alimentare, nella quale raccoglieremo cibo per i cani, prodotti, insomma, per la pulizia e cose varie che possono servire il canile. Quindi se andate a fare una bella passeggiata, a fare un giro di shopping, troverete le volontarie del canile, sì, di, sì, Francavilla, che avete visto, siamo qua, tutto c'è il giorno Sandra. E poi salutiamo Manuela, che si occupa della colletta, che, sì, insomma, abbiamo sentito e mi ha spiegato quali sono le necessità. Hanno bisogno di cibo per questi cani, perché pare, insomma, che ci sia una difficoltà, perciò se potete aiutateli, un sacco di mangime, riso soffiato, scatolette, il secco, sì, secco umido, e, ripeto, anche coperte per l'inverno, visto che, insomma, ci prepariamo per l'inverno, quindi poi chi avesse anche da donare del materiale per la costruzione anche di tettoie o cucce per l'inverno è ben accetto. È discolo, guarda, sì, Carmelita, sì, tu hai tra da le fastidio, mani da un terrorista, stare molto attenti. Poi dovete sapere che Carmelita con lotta con Pitbull, San Bernardi, comanda su tutti lei, non c'è niente da fare, voi la vedete, sta lì, non ce n'è uno che sgarra quando vede Carmelita. Bravo, dai. Comunque questi cuccioli, in particolare lui, ancora non ha un nome. No, no, noi non mettiamo nome ai cani, perché i cani devono essere adottati tutti, hanno i nomi quelli anziani, quelli che abbiamo ritirato dalle strade del comune di Pescara e del comune di Montesilvano. Quelli hanno un nome perché ormai sono oramai rimarranno lì e neanche ci pensiamo a farli adottare, anche perché sinceramente stanno bene. No, in effetti... ma stanno bene. Uno ne abbiamo adottato l'altro ieri di 9 anni, però c'è stata una richiesta e questo cane sta benissimo, fa compagnia a un cane anziano, quindi quella è andata bene, però diciamo che
i cani entrano, escono, sì, rispondiamo ai proprietari, c'è molto movimento. Stanno pochissimo tempo al Dog Village, anche uno o due giorni. Sì, e sono anche molto orgogliosa di poter dire che è senz'altro una delle prime due città in Italia senza randaggi e neanche cani per strada. Bene. E questo al grande lavoro che è stato fatto in collaborazione col servizio veterinario della nostra provincia. Allora, noi andiamo avanti e dunque, Marco, abbiamo spiegato il dogo argentino. Io, tra l'altro, ho portato una piccola, visto che i tempi sono stretti, ho portato la lettera che scrisse Antonio Lorenzo Martinez quando presentò la razza. Siccome è lunga, faccio un sunto di 30 secondi. Praticamente Nikita è molto attenta. Nikita è spettacolare, vuoi sapere la lettera? Praticamente nel 1946 la razza veniva presentata ufficialmente presso il Club de Cazadores di Buenos Aires. Bra. E Antonio Lorenzo Martinez la descriveva così. Deve in primo luogo sentire le tracce in silenzio, altrimenti la selvaggina si dileguerebbe. È necessario inoltre che abbia un ottimo olfatto, ma che fiuti il vento e non la traccia, per non essere ingannato da piste vecchie. Deve essere agile, però più adatto al combattimento che non alla pura velocità, perché il cinghiale, come il puma e il pecari, deve essere raggiunto da qualunque cane che non sia troppo pesante. Qua quello che ti dicevo prima sul fatto che il dogo deve per ultimo avere un coraggio che superi ogni altra qualità. E il coraggio, continua Antonio, è anche la qualità indispensabile per il cane da guardia, che è la sua funzione alternativa, che effettivamente è la funzione alternativa del dogo argentino, pronto a morire in difesa della sua casa e del suo padrone. Quindi queste sono le qualità di tutti i diversi 10 cani scelti per cercare di... Quindi abbiamo spiegato... Tina, scusami, non... È legata a te, che ti dovevi... Dopo me la lasci, la porto a casa. Sì, Nikita, avrai una sorella. Perché ovviamente Nikita è una bellissima cucciola di un allevamento importante, perché poi tra l'altro suo padre è anche un campione. Esatto, mi pare un campione, è una bellissima cucciola di tua proprietà, che stai... Devo dire, sto, educando a proposito, in una maniera, siccome sì, l'altra settimana Marco abbiamo parlato della storia del bicchiere, ecco, questo ce è il cane che ha provato a bere dal mio bicchiere. Io non so come ci è riuscita, ma è riuscita a bere l'acqua dal bicchiere. In un attimo mi sono girata, però voglio dire che non è più successo, voglio tranquillizzare tutti. Ma adesso hai imparato a aprire il frigo? No, il frigo non ha imparato a farlo, però ha imparato tante cose che non avrebbe dovuto. Benissimo, ottimo, ma allora nella prossima puntata ma lasciamo le sostanze per la prossima puntata, perché poi Marco, questo è il tuo ruolo, quello di cercare insomma di spiegare quali errori non fare, per cercare poi di non pentirsene quando sono grandi, perché questa è un'età in cui ancora imparano. Il cane fino a che età può essere ancora addestrato? Ma addestrato, guarda, il cane prima si inizia a lavorare meglio è tutto qua, perché cani recuperati hanno anche età molto avanzate, giusto Sonia? Anche perché poi comunque molte volte gli animali vengono rieducati, esatto, quindi viene un attimino riassestato e corretti i difetti. Certo, è meglio iniziare a lavorarci nei primi mesi di età. Quindi noi andremo avanti anche con tutti quelli che sono i tutorial sulla giusta guida di un cane, sul comportamento, poi parleremo di alimentazione, anche perché insomma voi proprio di questo vi occupate, sì, di quello che ricorda insomma l'addestramento, la cura del cane, la tutela, e sono tutti argomenti importanti. Allora noi ci salutiamo perché i tempi sono strettissimi, però prima vi anticipo che... intanto di tornare sulle puntate, guardarle, perché questi cani ovviamente voi potete andarli a trovare, potete adottarli, i numeri di telefono sono validi per tutte le settimane successive alla puntata, perciò non c'è nessun problema o limite di tempo. Andate a trovare il Dog Village a Montesilvano, troverete... Per favore, se qualcuno vuole fare qualche offerta, sì, per quanto riguarda... Anni... Il comune di Montesilvano non c'è tanto. Sì, in effetti poi quella signora che abbiamo visto prima fa parte di quelli che si preoccupano di comprare mangime, perciò per quanto quindi... riguarda, io direi anche di occuparsi ognuno del proprio territorio, cioè per quanto riguarda Alma sappiamo il canile di Francavilla, ovvero chiunque si trovi sul territorio dare una mano. Per quanto riguarda noi così, ospitiamo tutti i cani della provincia di Pescara e li facciamo adottare. Per poter insomma però sostenere non c'è tutti. Un comune che si ricordi di mandare qualcosa. E poi insomma ci occuperemo anche di questo più in là, se insomma sarà una cosa utile. Allora Alma ha dato appuntamento al centro d'Abruzzo per il 6 ottobre, sì. Sonia si occuperà la prossima settimana probabilmente di asini. Vedremo, infatti. Di asini intesi sempre come di animali, sì, come di omoterapia, perché sono troppe gli altri. Però insomma vediamo, cerchiamo di conoscere, perché sono animali che dal punto di vista etologico, quindi comportamentali, non sono affatto conosciuti. Insomma le loro funzioni, tu dici, anche l'interazione sociale. Marco Delle Monache, la prossima settimana hai già un'idea di quello che vuoi portare in trasmissione? Sarà una sorpresa. Sarà una sorpresa. Ci sarà direttamente, perché sto cercando una razza in particolare di portare. E anche un esemplare. E anche un esemplare in particolare, tu sai a cosa mi riferisco. Allora noi ringraziamo
tutti i nostri ospiti per essere stati qui, aver ricordato l'importanza degli amici a quattro zampe, quindi spero di rivedervi presto e noi vi diamo appuntamento giovedì prossimo a Bistro 2.0. Arrivederci.